un taglio del nastro dal sapore latino per la 14ª edizione del mercato internazionale di Arezzo, che resterà in città fino a domenica. L'inaugurazione si è infatti svolta di fronte allo stand venezuelano e a quello spagnolo, 35 i paesi rappresentati in tutto il mercato, allestito nell'area compresa fra il parcheggio Eden, piazza Sant'Agostino e piazza San Jacopo, un triangolo d'oro di gusto, colori e dove le lingue e le culture si mescolano in una geografia senza confini. 250 gli stand totali, dei quali 95 operatori locali. Un indotto senza precedenti, una manifestazione che produce numeri incredibili, un grande indotto che va a toccare sia gli alberghi, i ristoranti, tutti quanti esauriti, un esercito di persone che porterà sicuramente tanti denari nella nostra città. Tra le novità di questa edizione, l'apertura straordinaria dei negozi in pianta stabile del centro aretino e la possibilità invece di poter visitare i sotterranei dell'anfiteatro romano. Sì, l'ambulacro dell'anfiteatro, che era ingombro delle più strane macerie e avanzi, è stato ripulito ai tempi dell'opera, perché quei locali sono diventati camerini, sono diventati la stireria, sono diventati la sartoria a servizio delle due opere che abbiamo fatto ad agosto, e sono degli ambienti talmente suggestivi che oggettivamente metterli in un percorso di visita dà un'emozione particolare. Spero che lo dia per i miei concittadini, ma anche in futuro per i turisti che vorranno venire a visitare il museo. Il museo è bellissimo, contiene delle rarità vere, è molto poco veicolato a livello di immagine. Forse tutti quanti, a partire dal Ministero, ma forse anche il Comune, dovranno attivarsi per far sì che questo museo venga reso più evidente nel panorama dei reperti archeologici della Toscana meridionale, quindi dell'Etruria. Sono molte le attività commerciali a posto fisso che rispetto all'atteggiamento prudente o addirittura di diffidenza dei primi anni adesso partecipano, ma non solo. Per esempio il fatto che il museo archeologico stia aperto e offra questa ulteriore grande opportunità ai tanti presenti attratti dalla manifestazione è un valore aggiunto del quale siamo orgogliosi.